in questo numero. Sport per disabili gravi, il wheelchair rugby, botte senza risparmio, Doggi del Triveneto contro Praga Robot, super sfida a Pordenone. Fior di rugbisti, Capitan Joget il trascinatore, la dimostrazione che anche noi tetraplegici possiamo giocare ai massimi. Wheelchair basket alla notte del big match, carica dei 500 sugli spalti, Briantea gran vittoria contro i rivali del Santa Lucia. Disciplina alla pratica integrata, ultima novità sul parquet, il basket. In campo squadre con atleti sia disabili che normodotati. Studi Rai di Milano, TV5 Virtual Set, sempre città, stadi, palazzetti senza barriere, ben ritrovati a Sportabilia, nel pieno divertimento con i nostri sport di squadra quest'oggi, dal wheelchair rugby fino al basket, l'ultima novità sul parquet, passando per il wheelchair basket, subito apertura sul rugby nella sua versione adattata, altrimenti paralimpica, una disciplina pensata apposta per gli atleti con gravi disabilità, in specie tetraplegici. Per consolidata tradizione, in piedi, seduti, nessuna differenza, in Italia gruppo degli agonisti concentrati soprattutto nel nord-est, da una parte l'attività promozionale col circuito del Grand Prix, dall'altra una vera e propria nazionale con la forza ormai per ben comportarsi sulla scena continentale, considerevole progresso nel giro appena di un quadriennio, Neo CT Franco Tessari al lavoro in prospettiva campionati europei. Prestigiose dimostrazioni nel frattempo, come usa nel rugby, proprio al segno delle, chiamiamole, rappresentative regionali, sempre più convinti, sempre più bravi i Doggi del Triveneto, test match al Palagallini di Pordenone contro i Praga Robot. Racconto per immagini al modo degli autoscontro, carrozzine rinforzate che sembran bighe, botte senza risparmio. Ancora Nicola Sbattistella, come vero rugbista, fino anche col dito rotto, dai. Sì, ho subito una frattura del dito, ecco, 3 settimane fa. E non quindi se ne è accorto nessuno. Speriamo, io ho fatto di tutto per giocare, sono felice di aver potuto dare quello che sono riuscito, contribuire a una bella vittoria. Ogni volta battiamo il tasso di uno sport pensato apposta per i lesionati midollari, sì, gravi, quindi tetraplegici, sì, e davvero sempre di più nel progresso del movimento capisco la vostra gioia, perché nella piena realizzazione di sport. Sì, certo, per noi questo è un motivo di orgoglio, perché appunto qui riusciamo a esprimerci molto molto bene, poi vincere qui, boh, per me è qualcosa di più, anche e soprattutto la forza trasmessa dai miei compagni che comunque hanno un trascorso molto importante, quindi vederlo ci carichiamo a vicenda, ecco, questo è motivo di orgoglio per tutti. Ma che bravi i Doggi del Triveneto e ancor di più, cuor di rugbista, Nicolas Battistella in partita, nonostante un dito rotto, nella bella domenica al Palagallini di Pordenone, prestigioso test match contro i Praga Robot, campioni della Cechia. Urlo di squadra, pronti via e tutti insieme, anche nel wheelchair rugby, alla fine, vedere per credere, son botte senza ritegno, carrozze contro carrozze, sì, rinforzate a dovere che sembran bighe, ma ancora a volte non basta al modo degli autoscontri. Mi hanno raccontato che quando si parla di gravi disabilità, sport pensato apposta per tetraplegici, tu sei arrivato qui e poco poco riuscivi a muovere la carrozzina. Oggi ti abbiamo visto a livello proprio di espressione agonistica, ma altro che nella partita. Questo dice tanto di questo sport. Io sono arrivato qua, primi raduni venivo con mamma e papà, adesso vengo da solo e
sono soddisfazioni sia nel gioco però anche nella vita, perché il rugby mi ha dato tantissimo, è il motivo per cui io ogni volta che incontro qualche ragazzo che può giocare lo spingo a venire, perché lo sport è bellissimo, però ti dà tanto anche fuori e quindi è impossibile non innamorarsi di questo sport. A me ha colpito dalla prima volta che sono andato a vederlo. Io giocavo a mini basket e facevo molta fatica. Sono venuto qua, ho visto ragazzi con i miei stessi problemi che correvano, saltavano e tutto. Non mi sembrava vero. Ho detto, non hanno i miei stessi problemi. Invece mi sono reso conto che avevano i miei stessi problemi e si può fare. Ci vuole impegno, costanza, però ti dà tante soddisfazioni. Sport da palestra, il rugby nella versione adattata, pallone rotondo anziché ovale, 4 contro 4 su un campo con le misure del basket, una key area in corrispondenza della linea di fondo dove al massimo possono starci 3 difensori. Classificazioni dei giocatori da 0,5 a 3,5, somma per squadra che non deve superare gli 8 punti. 40 secondi per portare l'attacco e di sicuro lavoro sporco sempre addosso a quelli con le disabilità più gravi, abili a portar blocchi nel traffico fino a liberare il compagno più veloce, colui che poi quasi sempre va a schiacciare oltre la linea di meta. Triveneto, terra d'elezione, viva i Dogi e gli altri che verranno. Pubblicità Progresso a ingrossare le fila del movimento, già che ci siamo. Adesso stiamo partendo con i primi allenamenti a Verona. Io spero che queste occasioni servano per pubblicizzare lo sport e tutti i ragazzi con difficoltà che sono nel veronese che si avvicinino, perché abbiamo bisogno di voi, ma anche voi avete bisogno di noi. 4 periodi da 8 minuti a tutta, sempre legno del Palagallini, tengono punto a punto fino all'intervallo lungo i Praga Robot. Poi i Dogi cominciano a girare forte e per gli ospiti diventa dura, anzi durissima. Capitan, Joseph e compagni, spettacolo di squadra, spettacolo di partita. Saluti sul 53 a 42, una meta dopo l'altra, serenissima vittoria. Stiamo crescendo, queste sono belle soddisfazioni, seconda partita con il nome dei Dogi, quindi una soddisfazione incredibile, un marchio prestigioso, onorarlo poi così, una partita tirata fino alla fine ma conclusa molto bene. Nella piena soddisfazione di sport, nella piena dignità di pratica alla fine. Dare questa possibilità, pensare wheelchair rugby, sport per tetraplegici, quindi disabilità grave, sport di squadra, è un segnale forte che si dà al mondo della disabilità, anche soprattutto al mondo dei normodotati, per sensibilizzarli sempre di più che noi siamo a tutti gli effetti dei veri atleti. Nel progresso del panorama internazionale, europei, fascia C, l'Italia alza la mano e potrebbe essere la prima volta che nella vetrina tricolore dite ci siamo anche noi. Sì, la FISPES vuole fortemente poter organizzarlo qua in Italia, questo europeo. Ci sono dei sacrifici, degli sforzi importanti, speriamo che si possa realizzare questa cosa perché è importante per dare proprio un'immagine forte di questo movimento che sta crescendo. Bambino, tifo bianco-blu, pala barruccana il giorno della partitissima rubrica palla 2, rinnovata sfida fra il Santa Lucia Roma in trasferta, immacolata marcia fino ad oggi contro i padroni della Briantea Cantù, la squadra che nelle ultime stagioni ha sempre rivaleggiato con i campioni capitolini. Festa di sport, festa di basket, ogni volta più bella, solito pienone al Pala Barruccana, carica dei 500 sugli spalti, la notte del Big